Allora, complimenti Mera, anche se oggi ha parlato poco perché ha detto tutto il maestro Vissani, ma sai, cara Mera, che lui è fatto così. La signora ha presentato queste orecchiette col sugo di cavallo. Sì. Gianna, il vino. Anche qui abbiamo scelto un vino del territorio, sì. Un augustale che viene dalla Murgia, fatto con da uve di Troia, fatto con da uve di Troia, fatto con da uve di Troia. Basta con queste cazzate! Regia, tagliamo sta ricetta che mi sta venendo a carica, avanti! Allora, fermiamoci un attimo per una pausa, sì. Andare a pia un caffè tutti quanti, che io sono al telefono con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Grazie. Buon anno! Ciao, auguri! Auguri, ciao! Un caloroso buon inizio di anno da Luca Giurato, sì. E siamo nel 2003, esatto. E ancora qui stiamo a dare la ricetta del cinghiale con le live. DJ Angelo, sì. Aspetta un attimo che stiamo provando dei nuovi jingle per l'anno nuovo, certo. Dei nuovi sacchetti per uno mattina, sì. Io avevo chiesto anche di avere Jessica Rizzo come compagna. Ah, beh, adesso, esagerato. Ma la direzione mi ha detto che inquadrare i culi di mattina non va bene. Insomma, c'è un pubblico diverso. Rari, se mi davano Jessica Rizzo, mentre quel paione dei Vissani dava la ricetta, sì. Io mazzo un pavo. No. Allora, Max Locafaro, siamo pronti con questi nuovi stacchetti? No, il tecnico. Sì, sì. Allora sentiamone uno, vai. Sentiamo. Non è nuovo, questo. Questo già l'ho sentito, ma non me ne terminato, vai. Oh, me ne fai sentire un altro? Forse meglio. Ah, questa è vecchia. Ma che stacchetti vecchi? Giustamente, ragazzi, che sembrano già sentite. Io per il nostro vecchio stacco di una mattina, così le signore da casa non si confondono le idee. Forse meglio. DJ Angelo, vi sto coinvolgendo nei preparativi della nuova Uno Mattina. Ah, grazie. Non ci sono tantissime novità, solo che io vorrei che sarebbe tutto un po' più nuovo. Si dice che fosse, sì, forse meglio. Ah, già, è vero. Ho detto pure una cazzata in italiano. Può capitare, dai. Ed anche questa è una cosa che mi sta sulle palle. Perché io lo so che ogni tanto sparo coglionate. Vabbè, ma non ti preoccupare. E me lo fa sempre notare Roberta Capua. E anche per questo che mi sto cercando di trovarmici una scuola media che mi prenda come alunno. Oh, una scuola media. È un po' tardi forse. Perché quest'anno voglio essere preso. No, non voglio. Luca! Perché quest'anno. Ci siamo i conti dopo! Non voglio essere preso per il culo dell'artista della notizia! Questo è il nuovo corso di Luca Giurato, un Luca Giurato che manco i cani, non lo fotte nessuno! Max Locafaro, il tecnico di prima, come siamo messi con quella cosa della mia preparazione? Se prendi la cornetta c'è una scuola media in linea! Ah, grazie, così va bene. Pronto? Pronto? Salve, sono Luca Giurato, il conduttore televisivo. Volevo chiederle una cosa riservata, senta, ma la scuola? Sì. Ah, ecco, per caso avete dei corsi di scuola media per adulti lì? No. Io no. Ovviamente io non l'ho mai chiamata perché sono Luca Giurato, lei mi ha visto poi, immagino, no? Questa è la scuola di Corrado Melone, no? Fa parte della Corrado Melone. Ho capito. Le spiego, io da piccolo avevo la mania di giocare e della scuola non me ne fregava una cippa, capito? Poi è arrivato il successo, la TV, solo che oggi mi trovo un po' male e non mi trovo a mio agio con la cultura. E quindi sono arrivato alla quarta elementare quando ero piccoletto, poi mi sono ritirato perché mi rompevo le palle da andare a scuola. Quello deve andare a via Castellammare di Stato.
Ah, perché a me mi servirebbe ad essere inserito magari segretamente in una prima media con i ragazzetti, tanto io ci sto bene. Sì. E allora per andare alla Corrado Melone? Ho capito. Sarebbe quella scuola lì di fronte al comune. Non è che poi i ragazzini, sai che dice, vanno in giro a dire che stanno in classe con Luca Giurato. Lei, scusa, ragazzini come sono? Come sono io? Quello che chiedo a lei, perché magari lei lavorandoci mi dà un consiglio più, capito? I ragazzini quando stanno con l'artista sono contenti, no? Ho capito. Vabbè, insomma, diciamo che possiamo fare amicizia e lasciamo la cosa in segreto, ah? Forse ci riusciamo. Ma lei può fare qualcosa per aiutarmi? Io no, personalmente io no. Io sono un bidello. Ho capito. Ma senti, ma faccia un piacere, se vengo lì da voi, mi date un paio di libri, magari un sussidiario e un libro di storia. Scritto grande, che io non ci vedo un cazzo, però. Devi andare a chiedermi sempre alla centrale. Io la ringrazio, lei è stato gentilissimo e le faccio fare un applauso anche dal pubblico di Uno Mattina qui in studio, tanto sono pagati e fanno quello che dico io. Pubblico, dai, non dormiamo, su! Fammi un applauso, che sono al telefono con questo gentilissimo signore, vai! Corrado Melone. Il suo nome è Corrado? Corrado. E allora un salutissimo al signor Corrado, arrivederci, grazie di avermi dato tante informazioni.